dal libro Economia alchemica di Stefano Petrucci. Quando ci sentiamo ricchi? Quando è che siamo veramente ricchi? Noi siamo ricchi se ci sentiamo sicuri, integri, pieni di bellezza, di gioia, creatività e amore e privi di pensieri ed emozioni automatiche. La ricchezza dunque è frutto di sensazioni sottili, spirituali. Se questo è vero, allora vuol dire che nella vita ordinaria utilizziamo dei parametri di misurazione della bellezza spesso inadeguati a condurci verso la reale ricchezza. Il potere di riconoscere e creare bellezza ci viene dato da Eros. Eros è una delle energie più importanti che abbiamo. È una forma di amore che ci unisce alle cose, non solo alle persone, ma a qualsiasi cosa, anche all'aria, al respiro, un suono, un paesaggio, un bambino, un animale, un fiore. È un'energia che ci rende più attenti, più aperti e quindi ci rende più intelligenti a cogliere la reale essenza delle cose. Eros è un daimon, un genio, una guida, l'energia che attraversa tutta l'esistenza. Il suo compito è di tenerci uniti e in armonia ed evolvere di conoscenza per riprodurci a quell'unità cosmica da cui tutto proviene. Quando siamo capaci di seguire l'Eros e sentiamo la risonanza tra il nostro essere e ogni altro essere, vuol dire che la nostra attenzione ha vinto sul sonno della coscienza e noi possiamo vedere la natura divina di tutte le cose. Ci svegliamo, diveniamo presenti, carichi di energia, partecipi consapevolmente e armonicamente di tutto ciò che ci circonda. Eros fa vedere la nudità, cioè la realtà essenziale delle cose. L'amore è al centro di questo discorso, perché io non posso vedere nulla, riconoscerne l'essenza, che non sappia amare. Ma chi riesce a vedere e a amare veramente, a percepire l'essenza divina dell'altro e di ogni cosa? Chi non ha conflitti interiori, o chi ne ha pochi, o chi in quel momento non sta provando un conflitto interiore, oppure si trova in una fase in cui il conflitto interiore è arrivato a un'escalation tale da deflagrare ed entrare in una dimensione di shock come lo sono le malattie, gli incidenti, le cose più gravi. Nello shock la mente si azzera, rendendoci più aperti e sensibili a ciò che ci circonda. Il Kabed o l'iniziato hanno questa capacità di apertura perché non si lasciano confondere dai contrasti e ostacoli interiori. I conflitti non hanno più potere su di loro, perché la loro attenzione viene indirizzata sulla bellezza e non sul conflitto. Ma questo è un lavoro che va fatto ogni giorno. Con questo non significa che i risultati sono lenti ed estenuanti, sono invece immediati, perché come per tutti i percorsi, non è la meta svelare bellezza e scoperte, ma il viaggio. Questa cosa va accettata, altrimenti siamo ancora con la mente inferiore, ancorati al modello economico che ci dice che si può avere tutto e subito e che il fine giustifica i mezzi. Come possiamo quindi incontrare la nostra ricchezza interiore? Come possiamo vederla? Cosa ci accade realmente quando Eros riesce a vincere le nostre resistenze, i nostri condizionamenti? La notizia più sorprendente è che per essere ricchi interiormente bisogna volerlo. La ricchezza interiore è un'emozione superiore, cioè un sentimento dell'anima, quindi una parte costituente della natura di anima. E come tutte le emozioni superiori, gioia, amore incondizionato, gratitudine, bellezza, beatitudine, è volontaria, cioè viene riattivata e riconosciuta, quindi assaporata, solo se c'è una partecipazione attiva della tua volontà. Per essere gioiosi, grati, in amore, ricchi, beati, dunque, basta volerlo. Già, ma bisogna allenare la nostra volontà animica e per questo è necessario praticare l'apertura di cuore. Aprire il cuore, cioè abbandonare la strada della paura, del sospetto, della competizione e affidarsi al proprio sentire autentico. È esso stesso un atto di volontà a sua volta. È una scelta di campo. Vuoi appartenere a un mondo automatico in cui la paura sceglie e impone per te le emozioni che devi subire e che ti spingono di qui o di là? Oppure vuoi creare e appartenere a un mondo in cui non hai paura e decidi e produci da te stesso il cibo emotivo, adatto al tuo benessere e alla tua piena espressione? Quando tu apri il cuore, quello che accade è che i tuoi occhi dell'anima, il centro intellettivo superiore e il centro emotivo superiore, si collegano in un flusso di energia. Il centro superiore emotivo è rappresentato dal cuore, capace di generare emozioni superiori, che non sono le emozioni della mente inferiore.
L'intelletto superiore non è l'intelletto o la ragione strumentale che ci insegna a scuola, soprattutto in Occidente, cioè la mente organizzativa, associativa, che fa i calcoli, ma è quella direttamente collegata ai flussi dell'intuizione. L'intelligenza intuitiva si attiva quando sia il centro del cuore e quello dell'intelletto superiore sono attivi, sono aperti, quando i due occhi sono aperti. Questo è dimostrato anche biologicamente. Il centro dell'intelletto superiore segue quello del cuore e non viceversa. Questo avviene perché il cuore, che è il primo cervello che noi abbiamo, ha dei canali di trasmissione che sono 3 volte più potenti di quelli dal cervello verso il cuore. Il 70% dei canali sono dal cuore al cervello e non viceversa. Attraverso uno di questi canali, il cuore, se in una certa condizione, produce un ormone specifico, l'ANP, ormone natriuretico atriale, che apre delle connessioni nuove in aree del cervello che noi non utilizziamo. E cosa succede quando il cuore e il cervello si uniscono? Cioè, quando il chakra del cuore e il chakra della corona si uniscono? Si apre il chakra della gola. Quello della gola rappresenta il nostro talento, l'importanza di esprimere, di diffondere e comunicare la nostra essenza. Quando noi siamo in queste condizioni, possiamo percepire ciò che veramente è, andare al di là del velo, del giudizio, dei condizionamenti e vedere le cose per quello che sono. Quando tu vedi le cose per quello che sono, non puoi non amarle, perché tu vedi con occhi divini, riconosci l'origine spirituale che è in te e la riconosci anche nell'altro. Guardando con gli occhi dell'anima, riconosci una parte di te nell'altro e ami anche l'altro. Una volta aperti i 2 occhi dell'anima, acquisisci abbondanza e riesci a unirti, a entrare in risonanza.